Buonasera amici, buonasera dalla signora Carmela che vi vuole tranquillizzare. Il virus è passato, ha già pigliato la variante Omicron, però adesso non ce l'ho più. Tengo qua tutte le medicinali che ho preso, Brufen, l'anzoprazolo per lo stomaco, la vitamina C, di tutto, quello che hanno pigliato tutti gli italiani. E anche Concetta, vediamo se è in collegamento. Concetta, mi senti? Siamo in collegamento con gli amici per salutare a tutti quanti, per tranquillizzarlo che è finita. Sì, anche a te è finita. Lei stava troppo preoccupata perché vedeva il telegiornale dalla mattina alla sera e si preoccupava. Concetta, adesso non li vedi più i telegiornali? Ah no, adesso li vede, però apre il rubinetto e l'acqua così non sente niente. Non ti credi, né così consumo la corrente. Spegni la TV. Vabbè, voltiamo pagina, amici, la signora Carmela. Vi volevo dare la notizia che già sapete tutti quanti e sono molto felice che diventerà Berlusconi Presidente della Repubblica. Io tengo in cuore a Berlusconi. Concetta, non lo sai? Come? Concetta non sapeva niente. Sei l'unica italiana che non sa. No, signora. Sì, Silvio Berlusconi arriva al collo. Arriva al collo, Silvio Berlusconi. Come non arriva? Arriva, e che non arriva manco al collo. Quello ha fatto tutto che... Veramente, amici, il concetto non ci credi. Io sono contentissima perché veramente non vedo l'ora. E quando fu discorso il 31 di dicembre, voglio stare annanzata televisione. Mi mette già ramo annanzata televisione a sentire il discorso del Presidente della Repubblica. Come concetto? A it concetto lei preferiva Mattarella. Ma quale Mattarella? Quello è scaduto. Mattarella, concetto. Ah, a it concetto è scaduto pure Berlusconi. Concetta, senti, quelli il presidente Mattarella c'ha come il virus, tiene una variante, hai capito? La variante è Berlusconi, perché più andiamo avanti dobbiamo cambiare, il virus cambia, diventa più leggero e così anche il presidente della Repubblica diventa un poco più leggero, perché quello Berlusconi è più simpatico, dice Barzelletti, 31, poi ti faccio vedere come ci divertimmo. E tu non devi avere questi pregiudizi. Per come, di che cosa parlerà? Il 31 di cui hanno parlato là di presidente, della tutela delle donne. Perché Berlusconi non è tutela le donne? Come che le tutela? Della uguaglianza tra ricche e povere, de tutte le cose che si devono fare per aiutare le persone, per l'Italia, per la guida dei giovani, tutto quello che riguarda la tutela della prostituzione italiana lo farà Berlusconi invece che gli altri presidenti, hai capito? Ha detto Concetto, quello ha avuto problemi con la giustizia per colpa della ragazzina, ma tu dici rubacuore. Concetto non mi fa arrabbiare, che c'entra la ragazzina rubacuore? Quello il processo è finito già, è stato assolto Berlusconi. Certo che è stato assolto, perché quella era una ragazzina bugiarda, ha mentito. Sì, per entrare nella villa di Arcore, un dicetto che teneva 17 anni, Concetta. No, dicetto che ne teneva 15, così non la facevano tra sì. Quindi stai zitti, eh? Io non vedo l'ora a Berlusconi in televisione, mamma mia, si sa come parla bella. Chi è tutto contento, non vedete che faccia gioiosa che tiene? Né, ma perché su sfizio non se la sta fa passare? Io non li capisco veramente, amici. Comunque, io vi voglio salutare, voglio dare un bacio a tutti quanti. E speriamo che questa Omicron diventi sempre più leggera, così ci liberiamo di questa cosa. E auguro a tutti quelli che hanno il virus di stare bene presto. Ci sentiamo, amici. Un bacione a tutti quanti, alla signora Carmè e da Concetta. Arrivederci. Volesse mettere l'inno nazionale, ma rubinghiamo. Ma che storia.